riassumo brevemente le cose che abbiamo detto fino adesso sulle serie. In particolare abbiamo visto serie numeriche. Allora, serie numeriche vuol dire oggetti di questo tipo, somme infinite di numeri. Oggi vedremo anche delle serie, un esempio particolare di serie di funzioni. Se qui al posto numerico vedete funzioni, vuol dire che sommate funzioni. È ovvio che sommate sempre comunque numeri, però la funzione, dipendendo da una variabile, variando il valore che date alla variabile, varierà anche la somma di conseguenza. Quindi si tratta sempre di somme di serie numeriche, solo che il termine non è fisso ma può dipendere da un parametro. Quindi quello che stiamo per dire per le serie di funzioni, in particolare vedremo solo le serie di potenze, applicheremo tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento per le serie numeriche, solo che dovremo tener conto di questo parametro. Allora, per le serie numeriche abbiamo visto che ci sono essenzialmente due problemi: il problema di determinare la convergenza, la prima cosa da controllare, e poi la somma, il calcolo della somma. Allora, per questo problema qui non ci sono molti metodi generali, anzi direi proprio che non ce ne stanno. Per la convergenza c'è un certo insieme di criteri che abbiamo visto. Allora, quali sono i criteri per la convergenza? Allora, per la convergenza essenzialmente abbiamo il criterio del confronto. Questo si può comunque fare se i termini sono di segno costante. Abbiamo il confronto, poi abbiamo il confronto asintotico. Queste due cose sono imparentate tra di loro, diciamo che se una volta dimostrato questo si potrebbe anche dimostrare quest'altro, insomma sono direttamente collegati. E poi abbiamo visto anche il criterio della radice e del rapporto. Questi due criteri sono sempre appunto legati al confronto. È il confronto che, sottinteso, è come una serie geometrica. Bene. Per il confronto asintotico abbiamo visto che il punto di riferimento principale è la serie armonica generalizzata. Quindi quando si fa il confronto asintotico spesso si cerca di ricondurre la serie di partenza alla serie armonica generalizzata, altrimenti si tenta radice rapporto se si vuole paragonare quella serie alla serie geometrica. Se a n non ha segno costante, allora quando dico, vedete, non specifico per quali n, allora quando avete queste condizioni appunto su questi criteri di convergenza, è sottinteso che queste proprietà, cioè il segno, deve essere valido da un certo n in poi, cioè potete sempre trascurare un numero finito iniziale di termini quanti ne volete e considerare solo la successione a un certo punto in poi, perché appunto vi interessa solo la convergenza, che è una proprietà che dipende dalla coda della serie. Allora, se n non ha segno costante, abbiamo visto che ci sono essenzialmente due metodi: assoluta convergenza. Assoluta convergenza vuol dire prendere la serie che ha i valori assoluti, studiare quella, se quella converge allora anche la serie n converge, e poi Leibniz. Invece per questo avete che la serie deve avere una forma particolare, in particolare le ipotesi qui dentro sono sia sul segno, su come deve variare il segno dei termini, e poi i termini, la parte, diciamo, il valore assoluto di questi termini deve tendere a zero in maniera decrescente, insomma ci sono delle cose da verificare. In particolare questo, come ve l'ho dato, non è la forma più generale che potete ritrovare se voi consultate un libro sulle serie,
diciamo, dopo l'AIDS ci sono altre varianti di quello stesso criterio dove si ammorbidisce un po' l'ipotesi, non so, che è molto restrittiva, che i segni devono essere esattamente a segno alternato. Ci sono delle ipotesi un po' più facili da verificare, però noi ci accontenteremo di queste due. Allora, quindi questi sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per verificare se una serie converge o meno. Per il calcolo della somma, per il calcolo della somma conosciamo alcuni casi particolari. Allora, il primo caso che abbiamo visto era per la somma della serie geometrica, e anzi quella serie l'avevo già scritta come una serie di potenze. Allora, cos'è una serie di potenze? La scrivo qua in generale e poi vediamo in particolare. Allora, una serie di potenze appare, allora facciamo intanto con x, appare in questo modo. Quando scrivo x intendo una variabile reale, se scrivo z intendo che la variabile può essere complessa. Quindi la forma della serie deve essere questa, qui si parte, adesso mi chiamo 0 ma non è importante dove si parte, per dare la definizione, questa è una serie di potenze. E siccome è una cosa che dipende da x, è una funzione di x, è una funzione di x. Variata il valore di x, varierà anche la somma di questa serie. Da che cosa è determinata la f? È determinata dai coefficienti, quindi i coefficienti, e poi anche da questo x con 0, che come vedremo sarà il centro del dominio della funzione. Quindi questi, appunto, sono cose che vengono date, sono numeri che vengono dati, la x, variando x, qui avrete che la funzione assume vari valori. Quindi questa è una serie di potenze, è un esempio di serie di funzioni, perché appunto questa è una funzione, siccome la funzione è una funzione particolare, è una potenza, si chiama serie di potenze. Ci sono le serie trigonometriche, dove qui avete seno e coseno, per chi non è del primo anno magari saprà dell'esistenza delle serie di Fourier. Le serie di Fourier sono sempre delle serie di funzioni dove al posto di questo termine c'è seno di nx. Quindi a seconda del tipo di la famiglia di funzioni che mettete qui dentro avete una serie di funzioni di quel tipo. Allora, noi vediamo le serie di potenze. Allora, che caratteristica hanno le serie di potenze? Beh, allora, innanzitutto, essendo una funzione, questa funzione avrà un suo dominio di definizione. Cioè, non per tutti gli x ha senso scrivere questa uguaglianza. Quando è che ha senso scrivere questa uguaglianza? Visto che non ci sono operazioni così proibite. C'è una moltiplicazione, poi c'è una potenza. Qual è l'operazione proibita? L'operazione, diciamo, più che proibita, un po' critica, è la somma infinita. Quindi, quando è che diamo un senso a questa somma infinita? Quando converge. Se la serie converge, allora vuol dire che la f è ben definita per quel valore di x. Se per quel valore di x questa serie non converge, vuol dire che siamo usciti dall'insieme di definizione della funzione. Quindi, considereremo sempre x appartenente a D, un dominio, se e solo se la serie converge per quel valore di x. Bene, per esempio in questo caso qui allora, usiamo per adesso le variabili x, poi passeremo alle variabili z, ma diciamo spesso sono direttamente sostituibili, non è che cambia solo il simbolo ma le formule spesso sono esattamente le stesse. Allora, qui per esempio abbiamo visto per n che va da 0 a più infinito, questo è uguale a 1 su 1 meno x. Va bene? Questa è una serie di potenze che ha come valore di an generico sempre uguale a 1, x con 0 è sempre uguale a 0, e il dominio di questa funzione qual è? Allora, se lo vediamo su R, quindi per x appartenente a R, il dominio è dato, abbiamo visto, dall'intervallo meno 1, 1. Avevamo detto in generale quando il valore di x è in modulo minore di 1. Se intendiamo x appartenente a C, quindi su un insieme un po' più grande, allora quella condizione x in modulo minore di 1, se la leggete sui numeri complessi, vi viene
che cosa? Vi viene appunto una circo, allora lo scrivo, mi viene una circo, un disco unitario, disco unitario di raggio 1, aperto, aperto nel senso, questa parola si usa quando l'insieme non contiene nessun punto del bordo, eh? Qui il bordo è facilmente identificabile, è la circonferenza di raggio 1. Se trovate il termine aperto vuol dire che non contiene nessun elemento del bordo. Se invece si dice chiuso, quando contiene tutti i punti del bordo. Allora, un disco unitario di raggio 1 aperto, centrato in 0. Bene? Allora, questo l'avevamo visto in questo caso particolare, ma in realtà ci sono delle caratteristiche che ritroviamo anche per una generica serie di, serie di potenze. Cioè, questo è un esempio di serie di potenze e questa è la f di x che è descritta qui, e il suo dominio è questo intervallo o quest'altro a seconda se siamo in R e in C. Se cambiamo a n x con 0 cambierà la funzione, ma ci sono delle cose che continuano, delle caratteristiche che continuano a esserci. Per esempio, anche in questo caso adesso faremo vedere che il dominio non è un sottoinsieme qualunque di R o un sottoinsieme qualunque di C, ha una forma particolare, è sempre un disco, va bene? E questo disco è, quindi adesso dimostreremo, D è sempre un disco di un certo raggio, quindi facciamolo intanto in R, X appartenente a R, allora un disco, un intervallo di centro X con 0 e raggio un certo R, che adesso vedremo come si calcola. Quindi la forma dell'insieme, ecco, in realtà non è ancora proprio esatto questo, diciamo che il disco contiene senz'altro questo, un disco aperto di questo tipo, il centro è esattamente questo valore che ritrovate qui, quindi quello da calcolare è immediato, questo si chiama il centro della serie, quindi questo è il centro. Il problema adesso è come si calcola R, come faccio a capire quanto vale R. E poi un altro problema è che in realtà così non determiniamo in generale tutto il dominio. Può darsi che il dominio sia leggermente più grande, allora scriviamolo di qua così mi viene in mente. Allora, il dominio è a sua volta contenuto nella chiusura di questo disco. Quindi quando prendete diciamo x meno con 0 minore o uguale di R. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che il dominio di una serie di potenze è, non è un insieme qualunque, non può avere una forma qualunque, contiene sempre un disco aperto di un certo raggio e al massimo conterà qualche punto del bordo, può darsi anche tutti quanti, però non può uscire da questo disco chiuso, va bene? Quindi adesso vedremo come si fa a calcolare R. Una volta che avete calcolato R, il dominio è praticamente determinato. L'unica cosa che rimane un po' ancora da stabilire è cosa accade sul bordo di questo disco, va bene? Allora, adesso cerchiamo di dimostrare che il dominio deve avere sempre questa forma e poi diamo un po' qualche ricetta per calcolare il raggio R. Questo raggio R si chiama raggio di convergenza. Quindi per una serie di potenze il dominio è un disco, va bene? E se dico così sono un po' impreciso, per rendere un po' più preciso devo dire di centro X con 0, di raggio un tot, e poi un'altra cosa che devo ancora ben stabilire è cosa succede sul bordo di questo disco. Meglio. Ecco, se siete in R il bordo del disco è il bordo dell'intervallo, quindi saranno gli estremi. Se siete in C la situazione è più complicata, perché a quel punto i punti da controllare, da capire se stanno nel dominio o meno, sono infiniti, perché sono tutti i punti sulla circonferenza. Per esempio, in questo caso qui, il disco appunto centrato in 0 e raggio 1 e nessun punto del bordo è contenuto nel dominio. Allora, intanto vediamo un po' di stabilire perché vale una proprietà di questo tipo. Allora, per stabilire questa cosa applichiamo delle cose che abbiamo già visto. Allora,
Quindi se uno si trova a studiare una serie di potenze, quello che fa è dice, vabbè, allora x può variare, però per stabilire se per quel certo x la serie converge, assegno questo valore a x, la serie diventa numerica e applico tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi sulle serie. Quindi supponiamo di avere la serie, aver fissato x, quindi adesso sono tutti numeri, come faccio a vedere se la serie converge? Allora, sul segno di questo termine non posso dire niente, va bene? Perché... perché magari AN può anche avere segno positivo, ma magari questa differenza no, quindi in generale posso aspettarmi che questa roba qui abbia il segno qualunque positivo o negativo. Quindi quello che posso provare a fare è vedere di applicare la convergenza assoluta. Allora, cosa dice la convergenza assoluta? Devi studiare la convergenza di questa serie, prova a vedere la convergenza di quest'altra serie, cioè quella che ottenete prendendo i valori assoluti dei termini. E proviamo ad applicare uno dei criteri che abbiamo visto. Per esempio, siccome c'è una potenza, proviamo ad applicare il criterio della radice. Allora, prendiamo il termine. Scusate, ho messo... questo n è riferito solo a questo. Allora, questo così, questo n lo mettiamo. Allora, applichiamo il criterio della radice. Allora, il valore assoluto di questo prodotto è il prodotto dei valori assoluti. Quindi qui avete x meno 0 alla n, fate la radice ennesima, quindi vuol dire elevare tutto da 1 su n. Adesso vediamo un po' che cosa succede. Allora, questo qua diventa il valore assoluto di an alla 1 su n, e poi qui otteniamo x meno 0, perché quando fate n è 1 su n. Adesso, attenzione, di questa roba qui dovrei valutare il limite, no? E il limite, se viene maggiore di 1, vuol dire che la serie non converge. Se viene minore di 1, invece la serie converge. Allora, facciamo il limite, supponiamo che venga L, e vediamo i vari casi che abbiamo. Allora, vediamo un po', se L è minore di 1, vuol dire che la serie converge. Che cosa significa che al limite questo... viene minore di 1? Allora, se io faccio il limite di questa roba qua, che cosa di questi termini, quali dipendono da n? Beh, solo questo dipende da n, questo è fisso, va bene, una volta fissato x non dipende da n, quindi quando faccio il limite avrei il limite per n che tende al più infinito di questa roba qui, questa roba qui, tutto quanto moltiplicato per x meno x con 0 deve essere minore, scusate, che è uguale a L, no? Abbiamo detto che se tende a L, deve essere, supponiamo che sia minore di 1. Allora, che cosa vuol dire? Allora, stiamo facendo sto calcolo per capire se per quel certo x converge o meno. Abbiamo tradotto questa condizione dicendo, guarda, perché converga basta che questo prodotto qui sia minore di 1. E allora che cosa possiamo fare per riconoscere una condizione su x? Perché è quella che dobbiamo estrarre. Allora, prendete questo. La condizione su x è che la distanza di x con 0 deve essere minore di che cosa? Di 1 diviso questo limite. Bene? Allora, che cosa vuol dire questo? Che se accade questa cosa, se, allora, io prima non sapevo perché avrei dovuto calcolare il limite di questa roba qua, ma cercando di impostare la convergenza, cosa ho scoperto? Che per avere la convergenza dovrei avere che questo è minore di 1. Quindi vuol dire che questo limite, se faccio il reciproco di questo limite, questo qui mi dà che cosa? Mi dà il raggio di convergenza, o almeno mi dice che la convergenza ce l'ho senz'altro all'interno di un disco che ha questo raggio. Quindi chiamiamo questo qui il raggio di convergenza di cui vi dicevo prima. Quindi se x non è tanto distante da x con 0, è all'interno di questo di questa distanza, allora sicuramente la serie converge. Cosa succede invece se cerco di applicare il criterio del rapporto, della radice, per valutare se la serie non converge? Allora, dovrei fare lo stesso identico procedimento, verificare che L sia maggiore di 1, ma verificare che L sia maggiore di 1 cosa vuol dire? Vuol dire che questa roba qui deve essere maggiore di 1.
E quindi questa che cosa vuol dire? Vuol dire che x meno x1 0 deve essere maggiore di 1 diviso questo. Quindi troverei la condizione da quest'altra parte. Quindi come vedete, nell'analizzare la convergenza, questo valore qui, questo reciproco di questo limite, è un po' il discriminante per decidere se la serie non converge o meno. Se siamo vicini al centro, allora la serie converge. Se siamo lontani sufficientemente dal centro, allora la serie non converge. Qual è questo valore critico? È questo R, questo raggio di convergenza. Quindi il raggio di convergenza, possiamo scrivere qui, raggio di convergenza, come si può calcolare? Si può calcolare in questo modo, si fa il reciproco del limite di del valore assoluto di AN elevato da 1 su N, N tende a più infinito. Vediamo per esempio nel caso della serie geometrica. Lì il raggio di convergenza era, appunto, si trattava di un intervallo appunto meno 1, 1, quindi il raggio sarebbe stato 1. E infatti, quando prendete la serie geometrica, n è uguale a 1, e quando faccio questo limite, mi viene il limite di 1 elevato a 1 su n, quindi di 1, e quindi trovate che il raggio è 1. Questo intanto, diciamo, il raggio di convergenza, il centro ce l'abbiamo già, quindi il centro è direttamente con 0, quindi quello ce l'abbiamo anche. Quindi per quanto riguarda il dominio di una serie di potenze, il raggio e il centro si calcolano, il centro immediatamente, il raggio si può calcolare in questa maniera. Non è l'unica maniera, perché? Perché se invece di applicare il criterio della radice applicate il criterio del rapporto e fate esattamente un ragionamento molto simile a questo, vi verrà fuori un'altra formula per il raggio. Quindi il raggio si può calcolare anche in un altro modo, e qual è questo modulo? Si fa sempre reciproco del limite per n che tende a più infinito di a n più 1 diviso a n. Si applica il limite del rapporto al criterio del rapporto alla serie di potenze, si ottiene che questo limite qui è uguale proprio al raggio, al reciproco del raggio di convergenza. Ecco, perché non è esattamente, perché il bordo è un problema? Perché quando noi applichiamo il criterio della radice del rapporto, quando il limite è esattamente 1, in quel caso non siamo in grado di stabilire se la serie converge o meno. Cioè il criterio del rapporto in questo caso non mi dà informazioni. E quindi quando applico il criterio del rapporto o della radice in questo caso, quando trovo 1, cioè quando qui è esattamente uguale a 1, cioè siamo esattamente sul bordo, non possiamo dire niente della convergenza. Dobbiamo vedere il caso particolare che abbiamo sotto mano. Non c'è un criterio semplice per stabilire la convergenza in quei casi. Va bene, allora, quindi queste sono le formule. Ecco, una accortezza: se questo limite vi viene 0, questo limite qua viene 0, è vero che abbiamo sempre detto che 1 su 0 non si può fare, però se qui viene 0, quello che si prende come per definizione il raggio convergenza è infinito, va bene? Quindi qui se vi viene 0, qui 0, vuol dire che il raggio di convergenza è più infinito. Viceversa, se questo avviene più infinito, il raggio di convergenza è 0, quindi vuol dire che converge solo in un punto. Ecco, un'altra osservazione è come si fa, diciamo, a capire che tutto dipende dalla distanza dal centro. Beh, guardate, se qui per esempio al posto di x ci mettete esattamente x con 0, cioè esattamente il centro, qui otterrete 0, va bene? Quindi la serie sarà la somma di una successione di 0, è chiaro che converge, va bene? Man mano che vi allontanate dal centro, va bene? Qui fate sempre delle potenze, però diventando questa distanza più grande, arrivate a un certo punto che quel valore è tale per cui vi fa magari venire la serie divergente. Quindi vicino al centro è comprensibile che converga perché siamo vicini a un valore per cui questo fa 0. Man mano che ci allontaniamo, il peso di questo termine è sempre più grande rispetto a quest'altro, e quindi arrivati a un certo valore critico questa roba non converge più e quindi passate alla zona di non convergenza. Questo valore critico è il raggio di convergenza, si può calcolare in questi due modi. Adesso proviamo a fare qualche esempio.
Allora, il primo esempio che faccio ha a che fare con gli sviluppi di Taylor che abbiamo fatto ad analisi 1, cioè c'è un certo insieme di serie di cui uno deve conoscere un po' la formula, ma non sono cose completamente nuove perché sono gli stessi sviluppi che uno aveva trovato in analisi 1. Per esempio, noi scrivevamo che E alla X è uguale a 1 più X più I squadro mezzi più I cubo su 3 fattoriale, e qua ci mettevamo più o piccolo di X al B, no? E anzi, sapevamo come continuava questo sviluppo perché ogni volta dovevamo prendere un termine del tipo X alla N su N fattoriale. Allora, se vogliamo riscrivere questa roba qui con i simboli di sommatoria, dovremmo scrivere, allora se ci fermiamo fino al termine con indice 3, questo sarebbe n che va da 0 a 3 di x alla n diviso n fattoriale. E qui c'è sempre più lo piccolo di x. Bene, ecco. A noi quello che interessava era questa differenza qui doveva andare a 0 abbastanza veloce per quello che ci dovevamo poi fare, va bene? In realtà questa differenza qui va a 0 per non solo per appunto per valore di x vicino a 0, va bene? Ma anche per valori più grandi. Allora, quello che adesso voglio farvi vedere è che e alla x in realtà è proprio uguale a x alla n su n fattoriale per n che va da 0 a più infinito, e questa roba qui vale non solo quando x è vicino a 0, ma anche per x, per qualunque x appartenente ad R. Attenzione, questo non è in contraddizione con il fatto che questa roba qui la dovevamo usare solo vicino a 0, perché? Perché quando voi dite questo, è vero che è come dire che questa differenza tende a zero, ma solo vicino a zero siete in grado di valutare con che velocità tende a zero. Se siete lontani da zero, la convergenza è più lenta e non è detto che la differenza tende a zero abbastanza veloce per quello che vi serve all'interno del limite. Quindi quando siete vicino a zero siete anche in grado di dire con che velocità tende a zero la differenza, ma in realtà questa differenza tende a zero comunque. Quindi vale questa formula qui, e questa formula qui la potete anche intendere in C. Quindi se avete la variabile complessa vale comunque questa identità. Come facciamo? Cosa ci interessa questa rispetto alle cose che abbiamo detto fino adesso? Questa qui è una serie di potenze. Una serie di potenze dove il termine AN è 1 su N fattoriale. Va bene? Allora, quello che in realtà accade è la seguente cosa. Allora, tu prima definisci una serie di questo tipo, calcoli il dominio di convergenza e all'interno di quel dominio di convergenza dai un nome a questa funzione e la chiami esponenziale. Anzi, questa è proprio la definizione dell'esponenziale. Quando uno comincia a studiare le cose di analisi, gli vengono presentate tutte queste funzioni elementari, esponenziale, seno, logaritmo. Però in realtà non viene spiegato la definizione di queste funzioni, non viene detto, sì, l'esponenziale per calcolarlo ti viene detto lo fai con la calcolatrice ti dà la definizione del valore di questo, oppure vengono effettuate altri tipi di spiegazione, però non viene data una definizione operativa di come calcolare quella roba lì con con le operazioni elementari. Qui sono tutte operazioni elementari, prodotti, divisioni, somme, certo, viene fatto infinite volte, quella è la cosa non è niente. Però se volete questa è anche la definizione dell'esponenziale. Quando uno, quindi abbiamo detto, uno dà la serie di potenze, adesso decide il dominio, calcola il dominio, quindi prima di uguagliarla a qualcosa dice ma sta roba qua, questa funzione che ho deciso di definire, per quale x potrà essere definita in questa maniera? Per quale x? Adesso lo vediamo, è una serie di potenze, quindi posso calcolare il raggio di convergenza al centro. Il centro è 0, perché manca x con 0 uguale a 0, no? Quindi x con 0 è 0. Come faccio a calcolare il raggio di convergenza? Il raggio di convergenza devo scegliere tra questi due limiti, va bene? Siccome la radice enesima del fattoriale mi piace poco, preferisco farlo con rapporto.
Allora, facciamo, quindi calcoliamo il limite per n che tende a più infinito di an più 1 su an in valore assoluto. In questo caso è il limite per n che tende a più infinito di 1 su n più 1 fattoriale diviso 1 su n fattoriale, quindi moltiplico per n fattoriale. Attenzione, qui non fate l'errore di dire sono due fattoriali, questo è più 1, quindi lo trascuro, quindi questo tende a 1, no. Dovete fare prima le semplificazioni. Qui si semplifica, viene 1 su n più 1, al limite questo tende a 1. Scusate, tende a 0, abbiamo detto di non fare. 1 su n più 1 per n che tende all'infinito tende a 0. Quindi qual è il raggio di convergenza? Devo fare il reciproco di questa cosa qua. Non c'è indeterminazione, perché in realtà quando fate questo limite, siccome è un limite di quantità positive, qui dovremmo scrivere 0 più, va bene? E quando fate il reciproco di 0 più, quello è più infinito, non c'è indeterminazione sul segno. Quindi il raggio di convergenza è più infinito. Allora, quando voi dite un intervallo di centro 0 e raggio più infinito, state parlando della rete, tutta la rete. Tutta la rete. Se siete in C, vuol dire un disco di centro 0 e raggio infinito. Ok, stai prendendo tutto il piano. E quindi abbiamo che questa cosa qui ha senso per qualunque x in R e qualunque x in C. Che nome gli do? Chiamiamola esponenziale. Questa è l'esponenziale. Bene? È così che sono state definite queste funzioni. Questa è l'esponenziale. Quindi quello che adesso ci ricorderemo, adesso qui cancello e ci metto direttamente il risultato che dovete ricordarvi, è che e alla z, n che va da 0 a più infinito di z alla n su n fattoriale, questo vale condominio dato da tutto. Va bene? Quindi adesso ci saranno dei risultati assieme a quello che avevamo visto alla serie di potenze, quindi la serie di potenze geometrica, avevamo detto anche questo, 1 su 1 meno z, z alla n, n che va da 0 a più infinito. Qui il dominio invece, scriviamolo in C, è dato da z minore di 1. Ecco, vorrei farvi notare una cosa. Per esempio questa funzione qua, va bene? Questa funzione qua, se uno guarda il dominio di questa funzione qua, il dominio non è modulo di z minore di 1. Guardiamola anche in R. Questa funzione qui non è definita per z uguale a 1, va bene? Ma per esempio per z uguale a meno 1 è definita, no? Se metto qui z uguale a meno 1 viene un mezzo, eh? Però non è definita questa uguaglianza, quindi quando voi vedete in un'uguaglianza una funzione uguale a una serie con un certo dominio, non è che stiamo parlando del dominio di questa funzione qua, stiamo parlando del dominio di dove è valida questa uguaglianza, va bene? Quindi la funzione 1 su 1 meno z, c'è un unico punto che non gli va bene. Se vogliamo vedere z in C, c'è un unico punto che non gli va bene, è questo punto qua, questo punto qui non gli piace, va bene? Da questa altra parte potremmo andare lontano quanto vogliamo rispetto alla funzione 1 su 1 meno z, ma siccome questa la vogliamo definire come una serie di potenze, siccome il dominio di una serie di potenze è sempre un disco, allora uno dice, allora il disco è centrato in 0, allargo questa circonferenza e mi fermo nel momento in cui vado a incontrare il primo punto per cui questa funzione non è definita. Quindi questa uguaglianza qua non posso definirla anche per i z che stanno da questa parte, anche se questa funzione è definita. Perché? Perché la serie corrispondente deve avere un dominio che ha questa forma. Quindi nel momento in cui allargate la circonferenza, il raggio critico si ferma a 1. Va bene, non può scavalcare 1. E quindi perde anche tutta questa parte di conseguenza. Quindi, allora, vabbè, quello che mi interessa è che vi ricordiate che queste, diciamo, uguaglianze, e che sappiate leggere per bene che cosa vuol dire il dominio. Questo dominio è riferito a tutto qua, non solo a questa parte. Z alla quinta su 5 fattoriale, eccetera. C'erano solo le potenze dispari, perché la funzione è dispari. Come facciamo a scriverla come formula? Allora, devo utilizzare
diciamo, di esponenti dispari, e allora posso scrivere 2n più 1 per individuare un genere con un numero dispari. Sto attento di partire esattamente dall'indice uguale a 1, quindi se scrivo 2n più 1 parto da 0, il primo termine è 1, il secondo è 3, il terzo è 5, eccetera. Poi qui sotto ci metto 2n più 1 fattoriale, il corrispondente fattoriale, e poi adesso devo metterci davanti, per ricordarmi la formula, qualcosa che cambi segno. Allora, meno 1, ecco, adesso dobbiamo fare attenzione di sincronizzarlo bene questo segno. Allora, quando n è uguale a 0, cioè il primo termine deve essere più, quindi effettivamente meno 1 alla n. Se il primo termine fosse stato meno, meno più meno meno, allora uno avrebbe messo meno 1 alla n più 1, va bene? Invece che, o meno 1 alla n meno 1, la stessa. Ok, quindi questo è il seno. Quindi, allora, qual è l'operazione che dovremmo fare? Dovremmo dire, guardiamo questa serie di potenze qua, calcoliamo il dominio. Allora, per calcolare il dominio dovrei calcolare il centro, che è 0, faccio il raggio di convergenza, viene un conto molto simile a questo, e anche in quel caso il raggio di convergenza viene più infinito. Benissimo, allora converge su tutto C, quindi Z uguale a C, Z appartiene a C. Il dominio, anzi, scusate, dominio. Va bene, allora questa bella funzione la chiamo seno. Questa è la definizione del seno. Il coseno. Allora, per il coseno abbiamo solo le potenze pari. Qui sotto c'è 2n fattoriale, qui n va da 0 a infinito, e anche qui va a segni alterni, e il primo è positivo, quindi è esattamente la stessa cosa. Anche qui faccio il dominio, mi viene tutto quanto C. Ok? Allora, poi anche il logaritmo di 1 più z, logaritmo di 1 più z, ah, ecco, una cosa che forse avevo anche già detto, questa definizione qua non solo vi definisce la funzione seno e coseno per i valori reali, va bene, ma li definisce anche per i numeri complessi, quindi è anche un'estensione della definizione di seno coseno. Bene. E attenzione, quando poi allargate il dominio del seno e del coseno in maniera tale da avere anche argomenti che sono complessi, vengono fuori delle proprietà che differiscono da quella della funzione sulla variabile, solo sulla variabile reale. Per esempio, seno e coseno, se le andate a valutare non sull'asse reale, ma per esempio sull'asse immaginario, vi viene che seno e coseno non sono funzioni limitate. Non è più vero che il modulo di seno e coseno è il modulo minore o uguale di 1. Quella è una proprietà valida solo quando date valori reali. Quindi queste formule qui aggiungono, cioè estendono le definizioni di queste funzioni elementari, ma possono anche cambiare un po' le proprietà. Sull'asse reale non cambia niente, ma su questi valori che aggiungete possono succedere cose pazze. Allora, logaritmo di 1 più z. Allora, questo com'era? Questo era z meno z quadro mezzi più z cubo terzi e così via. Questo è quello che uno si ricorda. Se uno deve scrivere la formula, se la ricostruisce. Allora, quindi sarebbe z elevato alla n diviso n, no? Perché sono tutti... Cosa c'è di divertente nel logaritmo di 1 più z? Ci vedo veramente poco, però... Se voi ridete io sono felice però. Allora, z alla n su n, allora bisogna ancora regolare il segno, qui n va da 1 a più infinito. Questa volta il primo termine parte con segno, no, parte anche questo con un termine positivo, però è pari a n uguale a 1, quindi devo metterci meno 1, non posso metterci meno 1 alla n, devo metterci meno 1 alla n più 1. Bene. Quando volete cambiare l'alternanza dei segni, basta che aggiungete un numero dispari all'esponente. Che sia chiaro che meno 1 alla n più 1 è la stessa cosa di meno 1 alla n meno 1, va bene? Che è la stessa cosa di meno 1 alla n più 2007, bene?
non cambia assolutamente niente, non cambia ancora niente se voi qui ci mettete un n quadro, anche lì non cambia assolutamente niente, perché quello che conta non è tanto il valore, questa non ve l'aspettavate. Diciamo, quello che conta non è il valore numerico dell'esponente, ma se l'esponente è pari o dispari, va bene? Allora, se voi scrivete meno 1 alla n, no? E poi fate meno 1 alla n quadro, ecco, non, mi raccomando, diciamo, non vi perdete. Allora, meno 1 alla n, no? Questo è meno 1 se n dispari, 1 se n pari. Se voi scrivete così, attenzione, questo non è uguale a questo. E questo qui sarebbe meno 1 alla 2n. Questo è sempre uguale a 1. Meno 1 alla n quadro è sempre uguale a meno 1 alla n. Perché? Perché quando voi fate il quadrato di un numero, adesso state facendo un corso su numeri interi, no? Allora, quando fate il quadrato di un numero intero, no? Se è pari, resta pari, se è dispari, resta dispari quando fate il quadrato. Quindi questa proprietà, il quadrato, non la cambia. Quindi se fate meno 1 alla n quadro, meno 1 alla n, è esattamente la stessa cosa. Quindi se una formula trovata qui è n quadro, vabbè, ha voluto, chi l'ha messa, non so, provare a tendervi un tranello, ma non è successo niente, sempre meno 1 alla n. Bene? Quindi attenzione a queste cose, quindi se uno trova una cosa fatta così, questo è meno 1 alla n. Vediamo un attimo il dominio di questa. Allora, se voi provate a fare il calcolo, se provate a fare il calcolo del raggio di convergenza in questo caso, proviamo a farlo. Allora, per esempio, facendo il limite per n che tende a più infinito di a n più 1 diviso a n, proviamo a vedere il raggio di convergenza di questo. Allora, qui a n è dato da tutto questo termine qua. Va bene? Quando fate il valore assoluto, ovviamente questo meno 1 n più 1 diventa 1, rimane solo n, quindi quando fate il rapporto, questo rapporto qua, che cosa vi viene? Viene 1 su n più 1 diviso 1 su n. E quando fate questo rapporto qui vi viene 1. Bene? Quando fate il reciproco, quindi vuol dire che il raggio è dato da 1 diviso 1, cioè 1. Quindi il raggio di convergenza qui non è più infinito come in tutti gli altri casi, qui invece vale 1, quindi non posso andare quanto mi pare lontano da 0 per avere che questa formula è valida, devo andare al massimo a distanza 1, va bene? Quindi quando io calcolo questo, quello che potrei dire è che il dominio, se lo faccio in numeri complessi, sarà sicuramente questa parte qui interna. Poi sul bordo però dovrei discutere punto punto cosa succede, va bene? Allora, quando si tratterà di discutere cosa succede sul bordo, faremo solo esempi con serie reali, in maniera tale che il bordo sia un estremo e l'altro estremo, altrimenti qua dovremmo controllare infiniti punti. Però il problema c'è. In questo caso qui si può far vedere che cosa? Allora, che abbiamo tutto il disco di raggio 1 pieno, tranne che cosa? Tranne questo punto qua, quindi meno, facciamolo qua, meno 1. Ok? Converge per tutti, vediamo qui come l'ho scritto, sì, per tutti, converge su tutti i punti del bordo tranne questo, va bene? Uno dice magari non posso fare la verifica per tutti questi perché non ho gli strumenti a disposizione, ma almeno su questi potrei farla, vediamo un po'. Allora, quando ho scoperto che il raggio è uguale a 1, io potrei dire, vabbè, facciamo solo il calcolo su R, va bene? Mi chiedo, questo punto qua e questo punto qua sono all'interno del dominio oppure no? Quando trovo raggio uguale a 1 sono sicuro di questi punti qua, ma sul bordo non lo so, come faccio? Allora, come fai?
prendi il punto che ti interessa, vuoi vedere se per z uguale 1 converge? Benissimo, allora sostituisci qui dentro, trovi una serie numerica e vedi se converge. Per esempio, se prendiamo z uguale a 1, lo mettiamo qui dentro, che cosa troviamo? Troviamo una serie che si può dimostrare che converge col criterio di Leibniz. Se voi mettete al posto di z uguale a 1 qui, questo è 1 su n, avete che 1 su n converge a 0 in modo decrescente, davanti avete i segni alternati, non importa se inizia col più e col meno, o, appunto, non importa se inizia col più o col meno, comunque sono alternati, quindi per il criterio di Leibniz converge per il punto 1, quindi sono sicuro che questo punto c'è. Vuoi vedere l'altro estremo? Allora prova, sostituisci meno 1 alla n qui dentro e vediamo che cosa succede. Questo facciamo esplicitamente. Vogliamo controllare cosa succede per z uguale a meno 1? Facciamo, allora la mettiamo qui dentro, meno 1 alla n più 1, 1 alla n diviso n. Facciamo questo prodotto, consideriamo come se fosse una, cioè è meno 1 alla n più 1 per meno 1 alla n e meno 1 alla 2n più 1. 2n è un numero pari, quindi questo qua è uguale a meno 1. Va bene? Meno 1. Quindi questo termine qui è uguale a, tutta questa parte qui è uguale a meno 1, eh? Portiamo il meno 1 fuori dalla sommatoria, rimane la serie 1 su n, questa è la serie armonica pura, diciamo. Questa diverge, non converge questa serie qui per z uguale a meno 1. E allora vuol dire che z uguale a meno 1 non sta nell'insieme di convergenza, quindi l'insieme di convergenza è dato da tutto il disco di centro 0 raggio 1 tranne il punto meno 1, quello non ci sta dentro. Bene? Questo è il logaritmo. L'ultima serie è la seguente. Allora, la cotangente, se vi ricordate, era una cosa con potenze dispari e qui sotto c'era 2n più 1 e qui la convergenza, questo è da sapere più per curiosità, anche se su R adesso lo facciamo vedere per chi vale, sì, allora il dominio invece qui come l'ho scritto, così, è z minore o uguale di 1, quindi tutto il disco tranne i punti più e meno i. Va bene? Quindi se lo guardate su R, su R la convergenza, siccome questi punti sono complessi, la convergenza è tutto l'intervallo meno 1. Allora, queste risultati ve li do per buoni, va bene, ma se uno dovesse, non si ricorda, ad esempio, perché viene meno 1, 1, almeno sui reali, come fa a dimostrarlo? Allora, prende la serie di potenze, il centro è 0, quindi deve essere un intervallo centrato in 0, calcola il raggio di convergenza, gli verrà 1, quindi gli verrà un intervallo meno 1, 1, bisogna stabilire agli estremi che succede. Va bene, proviamo a vedere se ad esempio per l'estremo 1 converge. Sostituiamo 1 qui dentro e cosa abbiamo? Abbiamo 1 su 2 più e, su 2n più 1, una cosa che converge a 0 in maniera decrescente, e i segni alternati davanti, quindi per Leibniz converge, quindi vuol dire che 1 c'è nel dominio. Controlliamo anche meno 1, che cosa accade di diverso rispetto a prima? Prima quando mettevamo meno 1 qui dentro abbiamo visto che in questo prodotto il segno diventava costante, quindi la serie divergeva. Qui invece quando prendiamo qui dentro meno 1, mettiamo qui dentro meno 1, cosa succede quando faccio meno 1 alla 2n più 1? Meno 1 alla 2n più 1 è meno 1. Allora il meno 1 lo tiro fuori, e qui dentro che cosa rimane? Rimane meno 1 alla n diviso 1 su 2n più 1, la stessa serie che avevamo prima, solo che è cambiato di segno. Quindi ancora per Leibniz questa serie converge. Quindi non solo 1 sta nel dominio, ma anche meno 1. Bene? E quindi questa è l'altra serie. Diciamo che quelle più importanti da ricordarsi sono senz'altro queste due.
va bene, e anche questa qua, ma sono tutte cose che abbiamo già visto nell'analisi 1, quindi non dovrebbe essere difficile ricordarsele, perché a forza di vederle uno poi, se uno non se le ricorda e se le scrive su un foglietto che non mi fa vedere esplicitamente mentre lo usa, usa il foglietto, non è importante il foglietto. Alla prova di due. Questa non è un'istigazione all'uso del foglietto, no. Che siccome gli amici a casa potrebbero pensare. Allora, proviamo a vedere questa. Allora, gli esercizi su questa parte che abbiamo visto sono essenzialmente di due tipi. Allora, diciamo, un tipo può essere quello di, mi do la serie di potenze, calcolare solo il dominio di convergenza, va bene? Quindi calcolare solo il dominio di convergenza vuol dire determinare dove la funzione è definita. In altri casi invece potrei chiedere, oltre a calcolare il dominio di convergenza, di calcolare anche la somma della serie. Il calcolo della somma della serie è senz'altro basato su una di queste serie che io vi ho dato per buone, che sono le solite serie, i soliti sviluppi di Taylor che avete visto anche ad analisi 1 e che inevitabilmente vedrete anche in altri corsi, perché quelli sono. Ecco, per esempio in questo caso dobbiamo determinare solo il dominio di convergenza. Per alcuni esercizi addirittura vi chiederò solo il raggio di convergenza se vedo che il lavoro sugli estremi, sul bordo, può essere complicato. Quindi i passi possono essere: calcola il raggio di convergenza, calcola tutto il dominio di convergenza, cioè aggiungi anche l'informazione al bordo, calcola la somma della serie se possibile. Allora, qui proviamo a calcolare il dominio di convergenza. Dominio di convergenza. Allora, prima cosa che si nota, innanzitutto bisogna identificare la serie di potenze, perché non sempre sarà così preparata per benino. Allora, è una serie di potenze perché c'è un coefficiente e una potenza, bene? Una potenza di x meno x con 0. Qui x con 0 è uguale a 1, quindi il centro del dominio è il punto 1, quindi sarà un intervallo centrato in 1. Se non lo dico esplicitamente, il dominio si calcola su R, va bene? Quindi più semplice, perché su C ci sono più numeri, può essere più complicato. Se avete dei dubbi mentre fate il compito, me lo chiedete e ve lo dico. Allora, quindi il centro è questo. Adesso dobbiamo calcolare il raggio di convergenza. Allora, il raggio di convergenza, abbiamo visto che ci sono due ricette per farlo. Qui per esempio conviene fare con il rapporto, qual è quello che si sceglie? Quello che comporta meno calcolo o che è più facile da calcolare. Proviamo a farlo con il rapporto. Allora, che cosa devo fare? Devo fare la stessa cosa che facevo per quando applicavo il criterio rapporto alle serie numeriche, solo che invece di prendere tutto quanto prendo solo il coefficiente. Allora, qui dovrei fare, prendo il valore assoluto semplicemente per dire che se cambia segno, la parte che fa cambiare di segno la devo togliere da questo limite, non è una cosa che mi interessa. E quindi qui, allora, che cosa viene fuori? Allora, n più 1, 2n più 1, questo è questo termine qua, poi quando divido per il reciproco vuol dire moltiplicare per n per 2n. Adesso facciamo le semplificazioni, questo via con questo. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo questo pezzo qui che tende a un mezzo e n su n più 1 all'infinito tende a 1. Quindi tutto quanto tende a un mezzo. Va bene? Adesso questa è una serie di potenze, quindi non è che un mezzo vuol dire converge, no.
questo un mezzo mi dà le informazioni sul raggio di convergenza, non è diretto, devi fare il reciproco, quindi il raggio di convergenza è il reciproco di questo numero, cioè 2. Allora, fino a questo punto del calcolo, che cosa possiamo dire del dominio? Allora, il dominio è, allora, deve essere centrato in 1 e raggio 2, fatevi un disegnetto, centrato in 1 e raggio 2, quindi vado 2 di qua, arrivo 3, vado 2 da quest'altra parte e ottengo meno 1. Fino a questo punto del calcolo di cosa sono sicuro? Sono sicuro che qui dentro la serie converge, quindi il dominio senz'altro contiene questo intervallo. Rimangono dei dubbi sugli estremi. In 3 che succede? In meno 1 che succede? Per toglierci questi dubbi sostituiamo al posto di x i termini che ci interessano. Allora, vediamo per esempio il 3. Il 3 sta nel dominio? Allora, prendiamo x uguale a 3, sostituiamolo qui dentro e vediamo che cosa viene fuori. Allora, prendiamo la serie. Qui c'è 1 su n 2 alla n, ci metto 3 qui dentro e quindi mi viene 2 alla n, no? Metto 3 qui dentro, viene... questo si semplifica, trovo la serie 1 su n, questo lo so che la serie diverge, quindi questo è più infinito, per appartenere al dominio deve essere convergente, quindi vuol dire che 3 non appartiene al dominio, quindi questo vuol dire che 3 non appartiene al dominio, ok? Quindi questo qui non ci sta. Adesso facciamo anche per meno 1. Per meno 1 che succede? Ma succede i conti anche se sono diversi, in realtà hanno molte similitudini, quindi spesso le difficoltà che avete qui si ripetono a quest'altra parte, cambiando magari un po' un segno. Allora, se mettiamo dentro meno 1 viene meno 2 alla n. Quando semplificate meno 2 alla n e 2 alla n, anzi vi consiglio per non fare errori, questo lo scrivete che meno 1 alla n per 2 alla n, così poi semplificate questo con questo e quindi vi ottenete che questa serie è meno 1 alla n diviso n. Questa è la tipica serie a cui si applica Leibniz. Segni alterni, termine che tende a zero in modo decrescente. E quindi converge. Converge. Questa roba. Converge per Leibniz. Va bene? Quindi se converge vuol dire che meno 1 appartiene al dominio. Va bene? Allora, quindi la risposta finale, quindi anche quando ho fatto gli esercizi, mi raccomando, potete essere anche, meglio di no, ma potete essere anche confusi nello svolgimento, per la fretta, per quello che volete. Cercate di essere ordinati perché così è più facile che riconosca le cose buone che avete scritto. In ogni caso, alla fine, cercate di riassumere sinteticamente i risultati, non lasciate la cosa così. Se vi viene chiesto il dominio e l'avete calcolato, scrivetelo. Meno 1, 3. L'altra volta, pochi hanno avuto, diciamo, il desiderio, la voglia o il tempo di riportare questo sul foglio. Non è una pedanteria, è perché così controllo meglio quello che avete fatto. Se il risultato che mettete è quello giusto, diciamo che guardo un po' più seneramente il... e lo svolgimento. Se voi non riportate il risultato, devo ancora capire se quell'esercizio l'avete fatto abbastanza bene o male, quindi devo passare più tempo a capire che cosa avete fatto. Prima evidenziata, se il risultato è giusto vado abbastanza veloce nella correzione, se è sbagliato vedo un po' di capire che errore avete fatto. Poi a seconda della gravità dell'errore tolgo. Ci sono domande fino adesso? Allora, dei vari esercizi che ci sono sulle dispense a questo punto, ne faccio uno che è quello un po' più complicato.
Allora, qui c'è una serie numerica. Allora, com'è che oggi ci spieghi le serie di potenze e poi adesso fai un esercizio sulle serie numeriche? Perché qui viene richiesta la somma della serie. Bene? Allora, quelle serie che vi ho dato sono i valori, sono le funzioni, le serie per cui potete calcolare la somma della serie semplicemente sostituendo il valore del parametro dentro la formula. Quindi, per esempio, in questo caso qui, questa non rientra direttamente nella lista che vi ho dato, ma quando uno vede una cosa del genere, dopo che ne ha visti un po', lo capisce, vuol dire che qui sotto, dunque c'è un n quadro, se no era molto più complicato. N quadro, sì. Quando uno vede un polinomio in n e sotto un n fattoriale, vuol dire che per calcolare la somma di questa serie, perché qui si chiede la somma della serie, la convergenza è facile da determinare, bene? Potete farlo per esempio col criterio del rapporto, bene? È facile da determinare. Più complicato è determinare la somma della serie. Perché adesso lo potete fare? Perché adesso sapete che vale questo. Sapete che vale questo per qualunque z, in particolare il numero di Nipero è, lo ottenete ponendo al posto di z 1. Se voi mettete 1 qui dentro, questa identità qui, dovrei sempre dirlo, ma è valida su tutto C, quindi in particolare se scrivete 1 troverete che una formula per E è uguale a 1 alla somma di tutti i reciproci di fattoriali. Bene? Ok? Quindi è una somma di numeri razionali, però siccome è infinita non è detto che il risultato sia razionale, infatti questo è un numero irrazionale, anzi è un numero irrazionale trascendente, cioè ha una proprietà simile a pi greco. Bene, anche pi greco è un numero irrazionale trascendente. Allora, quindi il risultato che serve è questo qua. E questo è quello che ci interessa. Adesso vediamo come possiamo ricondurre questa somma a qualcosa di questo tipo. Allora, non c'è una maniera unica per procedere. Quindi adesso vi faccio vedere un modo, ma può darsi che voi facendo altri passaggi arrivate allo stesso risultato. Non è univoco, diciamo, il procedimento. Allora, quello che consiglio di fare, siccome qui c'è un polinomio, quando potete semplificare, semplificate. Che cosa si può semplificare qui? Allora, qui sopra potete raccogliere n, avete np5 diviso n fattoriale. Attenzione, quando fate delle operazioni, cercate di non distruggere l'informazione che c'è qui sotto, cioè qui c'è un fattoriale, va bene? Quindi questa semplificazione qui, che cosa fa? Cambia il numero lì sotto, ma sempre un fattoriale rimane. Quindi qui avete, semplificando, vi viene n che va da 2 a più infinito di n su n-1 fattoriale. Allora, attenzione, ho fatto questa semplificazione qui, diventa n-1 fattoriale. Poi, una volta che ho fatto la semplificazione, posso anche cercare di spezzare la somma in due parti, quindi qui avrei n su n-1 fattoriale, invece di metterci direttamente qui più 5, scrivo la somma direttamente in due pezzi, cioè applico la linearità dell'operazione. Va bene, questo lo posso fare perché questa serie è convergente, quindi e anche questi due pezzi sono convergenti. Ok, fino a qui? Allora, adesso concentriamoci su quello più semplice. Quando fate dei passaggi, cominciate sempre dalla parte più semplice, va bene? Perché da come va quella, poi magari uno può avere un'idea di come andrà anche il corretto. Allora, per esempio, qui, perché questo è più semplice? Allora, tutta la complicazione di questa serie è data da questo polinomio. Se qui ci fosse 1, va bene? Allora avremmo già una cosa uguale a questa, bisognerebbe solo aggiustare l'indice iniziale, ma sarebbe praticamente fatto. Qui la complicazione è data dal grado del polinomio, quindi quando uno fa un esercizio deve sempre pilotare i passaggi in maniera tale da abbassare la difficoltà, quindi di cercare di abbassare il grado di questo polinomio. Allora, qui abbiamo semplificato, il polinomio qua è di grado 1,
poi prendo e spezzo in due parti. Quindi cercate di avere più problemi, però diciamo tutti un po' più semplici il problema iniziale. Allora facciamo prima questo. Qui che cosa accade? Portiamo il 5 fuori, per linearità, fatemi fare questo. E quindi quello che ci basterebbe ancora calcolare è la somma di questa serie qua. Vogliamo calcolare a parte quanto vale la somma di questa serie? Che cosa si farà mai in questo caso? Allora, qui bisogna un po' giocare con gli indici. Allora, qui abbiamo sempre una somma di reciproci di fattoriali, va bene? Ma il primo termine qual è? È 1 fattoriale, no? Quando mettete il 2 qui dentro è 1 fattoriale. Poi quando mettete 3, 2 fattoriali e così via. Allora, cerchiamo di scriverla in un'altra maniera. È la stessa identica somma, non c'è, non cambia niente, cambi solo il nome all'indice. Puoi anche conservare lo stesso nome dell'indice, perché sennò poi dopo un po' le lettere finiscono. Usa sempre n, ma diciamo qui nell'idea di traduzione qual è? Io devo sommare i stessi termini. Qui parto da 2 fattoriale, benissimo, allora metti 2 a più infinito. No, scusate, ho detto da 1. 1 a infinito. Bene, quanto vale questo? Questo e questo sono sempre più simili. Sì, adesso questo parte da 0. Benissimo, allora vuol dire che questo è uguale a che cosa? È uguale a E, cioè se partissi da 0, ma quello che parte da 0 ha un termine in più. Qual è questo termine in più? È quello che hai aggiunto, quello per N uguale a 0. Quindi bisogna togliere 1 su 0 fattoriale. 0 fattoriale vi ricordo che è uguale a 1. Quindi questo è uguale a E meno 1. Adesso ve lo faccio velocemente, ma solo per indicarvi quali sono un po' i trucchetti da usare. Poi riguardatelo con calma, vedete che non è una cosa difficile. Quindi tutta questa roba qui è uguale a E meno 1. Quindi quello l'abbiamo fatto, basterebbe sostituire poi i conti. C'è ancora questo. C'è un attimo questo. Allora, qui avevamo, per abbassare il grado, avevamo semplificato. Vedete, qui non c'era niente da semplificare. Qui invece una semplificazione bisogna farla. Adesso qui uno dice, ma che semplificazione posso fare? Qui ci siamo già n-1 fattoriale. Allora, tu vuoi togliere, il tuo problema è togliere la n. Se poi qui sopra rimane qualcosa che non dipende da n, poco importa se è 1, 0, 5, non ci importa. Quindi qui cosa possiamo fare? Allora, potremmo fare così. Possiamo, questa idea della semplificazione va bene, ma devo un po' aggiustarla. Allora, aggiungiamo e togliamo 1. Perché aggiungo e tolgo 1? Ma per avere sto n-1, la semplificherò con quello di sopra. Spezziamo di nuovo. Nello spezzare qui avete questo su questo. Quando semplificate questo su questo, qui sotto avrete n-2. Mi sa che mi sono già perso parecchie persone. Allora, 1 su n-2 fattoriale, poi rimane questo. 1 su n-1 fattoriale, n che va da 2 a più infinito. Ok? Allora, quando sarete arrivati qua, quando avete capito che adesso la difficoltà è questo e questo, fate il conto separatamente, non ammucchiate tutto qui sopra, bene? Fate il conto separatamente. Questo qui viene questo. Questo qui adesso ce ne stiamo occupando, vediamo un po' che cosa viene. Questo qui è analogo a questo, quindi il conto che ho fatto qua già è a posto. L'unico che rimane è questo. Ma questo qui è sempre analogo a quest'altro. Che cosa posso fare qui per cambiare le cose? È sempre una somma di reciproci fattoriali. Vogliamo vedere da dove inizia? Inizia da 0 fattoriale, subito. Quindi questo è uguale a 1 su n fattoriale, n che va da 0 a più infinito. Questo è proprio uguale a quello che avevo scritto qua. Quindi questo è uguale. Una cosa che gli anni scorsi non dicevo mai, ma siccome è una cosa che poi mi hanno chiesto delle persone che l'hanno ritrovata in altri corsi, forse è il caso che ve la dico io direttamente. Allora, quando uno fa le serie di potenze, va bene, oltre alle formule che abbiamo che vi ho dato, va bene, e oltre a questi trucchetti con l'indice, c'è un'altra cosa che si può fare. Allora, questa cosa che si può fare è esempio, lo faccio in questo esempio e poi lo riprenderemo. Allora, questa roba qui, questa è la solita
serie geometrica con il suo dominio di validità, quello che voi potete fare è ottenere altre formule facendo delle operazioni su queste formule. Che operazioni si possono fare? Quelle operazioni che si possono fare sono tutte operazioni in sé pericolose perché hanno a che fare con una somma infinita, però senza tante dimostrazioni vi assicuro che in questo caso si può fare. Qual è questa operazione? Derivare termine a termine. Allora, che cosa vuol dire derivare termine a termine? Voi avete che vale questa uguaglianza? E vale all'interno di questo intervallo? Benissimo. Allora, se voi derivate questa funzione e quest'altra funzione, che sono due cose, diciamo, questa è espressa come serie, questa è una funzione, ma siccome vale questa uguaglianza, se derivate termine a termine troverete un'altra formula che coinvolge altre funzioni. Allora, vediamo un po'. Se derivo questo termine a termine, che cosa otterrò? Derivo questo. Questa è come fosse una somma, quindi qui l'operazione pericolosa è che applico la derivata di una somma come somma delle derivate infinite volte. Però siccome è una serie di potenze si può fare. Allora, derivate termine a termine, quindi viene n per x alla n meno 1, no? E questo qui che cosa vi viene? Vi viene che è uguale a questo, quindi dovete fare la derivata di questo, quindi 1 meno x al quadrato per meno 1. Va bene? Qui potete anche, diciamo, aggiustare se volete il termine, perché per esempio per n uguale a 0, questo qui fa 0, quindi potete anche partire da 1, non è importante. Basta sommare sempre gli stessi identici termini. Questo è un esempio e questo è l'ultimo. Ecco, per esempio l'arco tangente, no? Che aveva questa formula qui. Allora, per esempio, se la derivate, questo qui veniva 1 su 1 pi squadro, no? Quando uno deriva. E quando derivate questo, invece, allora dovete fare sempre termine a termine, quindi lasciate la sommatoria esattamente così com'è, poi derivate questo. Allora, quando derivate, questo qua vi verrà x, portate giù l'esponente, quindi verrà un 2n più 1, che si semplifica con questo, quindi vi resterà x alla 2n. Va bene? Proviamo a riscrivere questo termine in un'altra maniera. Questo qui è come dire meno x al quadrato alla n. No? Se riuniamo tutto. E questa qui è una serie di potenza geometrica, no? È una serie geometrica questa. Questa è una serie geometrica di ragione meno x quadro. Quindi questo è uguale a 1 diviso 1 meno meno x quadro. E ritrovate questo. Quindi, con tutte le serie che vi ho dato, se derivate termine a termine trovate tante altre formule che possono essere utili. Va bene, le domande se volete farle. Sì.